Paolo Pacchiarini, pescatore in generis, eccetera, eccetera, streamer dal Lucio alla Trota, al Tarpona, tutto quello, Dorado, quello che nuota, dai. Tutto ciò che c'è, ideatore e inventore delle famosissime Wiggle Tail, sì, poi Dragon Tail, Wave Tail. Adesso vediamo l'anno prossimo che cosa salta fuori. Chissà che cosa dresseremo l'anno prossimo, insomma. Ti dico già che c'è qualcosa di nuovo, non posso ancora dirlo. L'esclusiva in cap. E niente, stasera ci farà vedere un po' di costruzione e ci darà anche un po' di teoria. Tutto qui, io sono qua, per cui alla fine se posso essere utile a risolvere qualche enigma, volentieri. Allora, diciamo che senza vergogna con le domande, ragazzi. Allora, io di massima ho pensato per questa serata di proporre uno streamer da Trota, diciamo da Marmorata, ma in realtà poi prende Fario o Ride, anche basta cambiare colore, però con un doppio amo di dimensioni intorno ai 16 cm più o meno. Poi la coda può essere intercambiata, per cui, per capirsi, può tranquillamente essere montata una coda di questo genere o anche una coda diversa, e poi successivamente una mosca da Lucio, per cui così andiamo a prendere due cose diametralmente opposte. Due pescatori con una serata, ecco, mettiamola così, va. Per cui niente, io adesso incomincio con questo, okay. Con questo streamer, ripeto, si può anche realizzare in monoamo, perché dipende dalle acque che poi andremo a pescare. Io solitamente dove pesco posso usare due ami. Ma perché peschi in acque particolarmente? Diciamo perché sostanzialmente perché il permesso okay. È concesso di pescare con due ami. Io penso che comunque una dimensione di questo genere permetta tranquillamente di usare senza rovinare un pesce, di usare due ami. In ogni caso, se dovessimo montare questo artificiale con un singolo amo, lo monterei su quello centrale, in okay. ogni caso, okay? E romperei qua, oppure uso uno shank se voglio usare uno shank, però diciamo lo terrei comunque centrale. Questo anche perché alcune volte la trota mangia di testa, alcune volte mangia di coccia, non c'è una regola per cui la trota mangia sempre in un modo o nell'altro, a differenza del luccio. Allora, il vantaggio cos'è? Che se monto uno shank e ho l'amo centrale, anche se mi mangia in testa, ferrando vado comunque a bucare in bocca la trota. Al contrario, se monto solamente l'amo di testa e la trota mangia di coda o mangia centrale, vado a sfilare artificiale. Per cui in ogni caso privilegerei l'amo di mezzo. O l'amo dietro, cioè l'amo dietro ma posizionato in mezzo. Poi altra cosa da dire è ovviamente la vestizione dell'artificiale. Adesso qua l'ho fatto, può essere più o meno vestito, dipende dalle acque che poi andremo a trovare, se sono più o meno turbolente abbiamo necessità di scendere più velocemente, per cui andremo anche a vestire di meno o a piombare e vestire di meno, ecco, comunque questo è un... Allora, un'altra cosa da dire, noi questo artificiale lo realizziamo con più materiali. In acqua, proprio perché è assemblato con vari materiali, diventa molto traslucido perché si bagna e permette di vedere la differenza di questi materiali e anche il movimento di questi materiali. In Italia consiglio di realizzare degli artificiali abbastanza laboriosi perché non abbiamo molti pesci e ci permette così, diciamo, di non consumare, a meno che non lo perdiamo, ma comunque non lo consumiamo con i pesci, per cui privilegiamo un discorso di piacevolezza nel costruire, ma anche a livello visivo da parte del pesce ha un artificiale che dà diverse cromature. Se per esempio sono andato a Dorado, ho usato un artificiale molto simile, a questo punto dura quello che dura, possiamo anche un attimino scremare perché abbiamo pesci molto meno vessati e molto meno pescati, per cui più facili, e allora a quel punto la costruzione può essere anche un po' più veloce e saltare qualche passaggio con i materiali.
visto che comunque da noi i pesci si fanno un po' desiderare e l'artificiale comunque è sempre bello costruirlo, abbiamo diciamo privilegiato dal punto di vista sia estetico che qualitativo di prodotto una serie di materiali diversi. Di sì. Inizio? Ok. Allora, in questo caso inizio dall'amo di coda. Aspetta che sposto un attimino qua, perché non avendo il fondo faccio un po' più fatica a vedere. Ecco. Allora, io in questo caso ho montato e monteremo un anellino, non so se devo farlo vedere qua. Sì, va benissimo. Ok, che mi permette di interscambiare la codina che c'è nella parte nel secondo amo. Posso anche montare, io in questo caso monto delle wiggle tail o delle dragon, cioè le mie code. Posso anche decidere di montare un ciuffo di peli, nel senso comunque una coda neutrale. Il fatto di avere l'intercambiabilità mi permette di poterle sostituire, di cambiarle, di cambiare eventualmente anche tonalità e dimensione e tipo di materiale. Filo di montaggio? Allora, io come filo di montaggio uso il nylon fine. Allora, sicuramente si può usare anche il Kevlar, che è molto, molto utile. Io per praticità, proprio, o forse anche per pigrizia, monto sempre il nylon fine per tutti gli artificiali che faccio e comunque qualche volta si può rompere, per l'amor del cielo. Però di massima, scusami che qua ho avuto un problema, ok, però di massima non ho mai avuto problemi particolari. Il Kevlar sicuramente su mosche, specialmente per quelle da luccio, dove magari si usa il cervo, bisogna tirare un po', è sicuramente più vantaggioso. Allora, qua adesso io sto usando quella aggancio lì, sì, per non sfidarsi, ha un rostro. Sì, ha un rostro. Altrimenti così poco si sfiderebbe. Sì, sì. Allora, ha un rostro, mi permette di non farlo sfilare e allo stesso tempo, anche quando vado a montare delle fibre vicino, mi permette comunque di fare anche per loro un discreto pacchetto di resistenza. Sì, sono quei dettagli costruttivi che è importante sapere, sì, perché sì, altrimenti uno che non se ne è accorto dal filmato. Allora, delle volte, diciamo che i primi che facevo non facevo con il rostro. Se uno usa una colla abbastanza liquida che riesce comunque a entrare nelle fibre, tiene abbastanza bene. Delle volte comunque succede che anche usando la bicomponente usa la parte finale della bicomponente che si è già un po' indurita, c'è il rischio che faccia presa, faccia da involucro solo esternamente e poi si sfila velocemente. Allora, con l'esperienza, questi li faccio io, li faccio io. So che li fanno comunque anche simili, comunque Mustad o altre aziende di questo genere fanno degli snap che usano per esempio anche per sostituire la stessa mosca, cioè, okay, per cui si può anche... Il concetto è lo stesso. Questo tiene un po' meno. Questo qua tiene... No, esatto. Questo è fatto per essere leggero, per essere abbastanza leggero, okay, e allo stesso tempo per essere un po' morbido, perché mi dà la possibilità di poterlo anche piegare. Per esempio in questo caso, se lo voglio alzare un pochettino, mi dà la possibilità, che non succeda spesso, che la codina vada a passare al di sotto dell'amo in fase di lancio, per cui o in caduta in acqua, per cui lo alzo un attimo, lo disasso e questo evita spesso e volentieri questo piccolo problema. Poi, per evitarlo maggiormente, uso adesso delle fibre più rigide sul fondo in modo tale da tenerlo, da fare un po' da barilotto e tenere il tutto. Fatto in acciaio armonico. Fatto in acciaio, non in acciaio armonico, è come se fosse un acciaio inox, cotto. Inox. Sì, inox. ISI 316. ISI 316 non lo so, però
Nessun campione lo analizzi. A che è arrivato? No, non c'ho il cornetto da microfusione sottovuoto, non l'ho ancora preso, ma in questo caso non serve. È arrivato? Ah, ben pensato. Tu sei venuto a rubare qualche segreto anche qua? Si è mai tenuto di imparare? A mai. Appena sentito in pari, vado a giocare a gol. Per fortuna nel nostro hobby non si è mai più sì, sì, no, stai quello lì cos'è, vitello? Questo è vitello, sì. Allora, in questo caso sto usando il vitello, nel prossimo userò il prossimo artificiale, intendo dire che farò da Lucio, userò lo Steve Farrar, per dire, che è un prodotto sintetico abbastanza rigido. Posso comunque fare uno o l'altro, adesso era per dare la doppia possibilità, mettiamola così. Tra i sintetici è il migliore. Cosa? Tra i sintetici è il migliore. Tra i sintetici è uno. Lo usiamo anche noi, io, Cristian. Dopo ce ne siamo giocati tanti, e tanti soldi che hai buttato, Dio. E d'altronde bisogna provare, no? Se si deve un peschi che ne ha già zappato a bel momento. D'altronde bisogna provare. E l'ha bucato le nonne. Se si deve un peschi l'ha bucato le nonne. Allora. Qui usiamo un brush di materiale sintetico, ci sono varie aziende che producono prodotti simili. Per cui questo lo troviamo anche sul tuo sito? No, allora diciamo che io sul mio sito vendo solo cose che produco, poi dopo le cose che uso anch'io le acquisto o le compro tranquillamente, ma non le rivendo. Senta che si deve parlare di me, la mega lo sa. Che cosa c'è? Imparate a fare i nomi. dopo qualche mosca vengono, no? Sì, vengono. Poi sono quelli giusti, fatti ampi, con la mano, che girano anche intorno a oggetti volumosi. sì, certo. Allora, io la manualità, io dico che comunque la mano, nel senso, aiuta sempre a fare i nodi. Marabù. Queste immagini Marabù è una brutta bestia, in casa finisce da tutte le parti come il cervo. Sì, è un'oliva sul giallo questo qua. È un'oliva chiaro. Un'oliva è come me quando ero giovane. Questo non lo so. Questo non lo so, mi devo fidare sulla parola. Tu dici così e io mi fido. Ok. Allora, adesso. Con gli anni sono diventato più oliva. Più oliva o sei diventato più oliva? Più scuro. Allora, io ho portato, cioè giusto perché spesso e volentieri si usano i colli e poi ci si trova con la parte che non è tinta, che insomma non si sa quasi cosa farne.
in questo caso andiamo a utilizzarcela, no? Perché è anche un peccato, la tonalità è giusta. Diciamo che anche quella un po' più grassa, per cui è sempre morbida, no? Sarebbe la parte superiore della coda, no? Il bianco di solito è inferiore. Cervo. Che misura era quell'amo lì? Allora, guarda, questo, allora, questo qua sì, un Aberdeen, in questo caso è un Partridge, e questo è un aspetta, è un 3-0 giga 60, non 90. Lì c'è il quarto materiale che sta aiutando. Cioè praticamente se non piace via giù, gli piace l'altro. Cosa se? Se non gli piace uno gli piace l'altro. E certo, è certo. L'assortimento noi, di materiali che dà dei vantaggi. Noi lo prendiamo per la gola, no? Già in realtà questo è uno streamer. Adesso prendo del fluorocarbon, o in questo caso il riormono, ma comunque un filo resistente abbastanza rigido, e lo vado a inserire. Scusami? All'incirca che misura è? Questo è un 2-0 e questo è un 3-0. Il filo? Ah, il filo è un 50 mm circa, adesso te lo dico esattamente, è un 55,9 comunque. Diciamo dal 50 al 60. Come signora, ma sapevo. Sì, ma tutte queste lì. Adesso non l'ho visto.
intanto che non gli dai ambiente, un filo finissimo, cioè, che sta giù che ha saccato i finali molto fini, no? No, grossi anche. Cazzo, io mi sono confuso con quei sette, che da te ti dai del 010, lo questo. Ok. Ma sono sbagliato, io mi sono confuso. Ah. E andati per pescare a mare intorno. Quello che ragazzi. La pescare è grosso, stream, è sempre. Se però sarebbe saputo dalla fine. No, erano già quelli già fatti. Sì, sì. Okay. Ecco qua. Cavolo, un voto in girato sempre rispetto all'altro. Aspetta, allora, sì. C'è qualcosa di interessante però, Occhio. Allora, diciamo una cosa. Adesso non era. Già, faceva già di suo. Allora, queste due pallicce erano per distanziare sempre l'artificiale. Poi, adesso io ho fatto il nodo sempre per evitare il solito problema. Che anzi, qua si dovesse sfilare sarebbe un grosso problema. A differenza di prima, e ho disassato leggermente l'amo, per cui non è esattamente in linea così, ma è sempre un po' disassato, in modo tale da cercare di coprire il più possibile le possibilità che in qualsiasi angolo della bocca il pesce decida di attaccare, dovremmo riuscire comunque a prenderlo. Non lo metti tutto all'insù come fanno? No, alcuni, perché no? Se io lo mettessi all'insù, essendo una mosca jig, avrei il problema che andrei a prendere più facilmente il fondo, perché questo sta ribaltato, per cui okay. Se io lo metto in questo modo, esatto, quindi stai sul lato, per cui sto sul lato sperando che sia quello giusto, esatto. Diciamo che ho un 30% di probabilità che è rimasto scoperto. Diamoglielo a sto pesce, sta 30% di... Deve averlo anche lui la sua chance. Ok. Qualcuno tenta di imitarlo, ma non c'è ancora arrivato bene. Sì, sì, lo so. Quello ci ha messo 18 prove di laboratorio, un po' di anni per riuscire a farlo. Sì, no, è molto mobile, resistente. Infatti sto pensando di farlo meno resistente, perché è troppo resistente. Perché ci consumi un po' di... Esatto, bisogna farlo un po' più... Un po' più loft. Sì. Sai come il nylon, no? Che ci ha messo l'additivo per fare in modo che si degradi? Perché... Sì. Il polimero, quando l'hanno inventato, hanno detto questo qua non si consuma più. Ma non lo sapevo. Per fortuna. Adesso che c'è il problema della plastica, però beccano questi anni. Sì, beccano. Guarda, non dirlo a me, quando faccio col doppio amo, quante volte faccio così per lisciare i peli, potrei farmi il prelievo del sangue. Hai un attimo. È un attimo, guarda. Questo amo qua, volendo, potrebbe starci anche una slotted su questo davanti. Sì, tranquillamente, tranquillamente. Perché c'è questa punta, qua, un po' come gli ami da jig, per la ninfa. Sì, esatto. Quelle che ti dicevo da 10 grammi, così lo metto okay, slotted, perché è slotted, sì. A 10 grammi è una biglia proprio. Sì, una biglia. Però... La biglia quanti millimetri? Sarà 8 millimetri. Più o meno, eh. Va su dritto, plan. Sì. Pallettone. Un pallettone, sì. Allora. È una forma di lì davanti che amo, Questo qua è un Arex. È l'Arex quello? Questo qua è un Arex. Secondo me per questo tipo di amo è uno dei migliori per questo tipo di amo, perché è abbastanza fine ma resistente. Fai vedere sì, però no, dico il pacchetto di... sono per gli anni nuovi, sono molto resistenti, ma costano tanto, dicono che sono buoni, dicono che sono resistenti di tanto, però penso che prima si può. Beh, a me che gli altri,
Devi fare un nuovo investimento? Cos'è il nuovo investimento? Ho preso nota. Si finisce mai. Metti il sabato mattina, devi farlo. In pratica ripeti la costruzione. In pratica ripeto di massima la costruzione di prima. La differenza la fa verso la testa. Sì. Sì, sarebbe uno scazzone, un vaierone, dipende dai colori che poi vado a mettere. Quando utilizzi queste tipo G, sì, cioè in pesca, cioè quando strippi, com'è che... Allora, in realtà delle volte non strippo, cioè perché scende con la corrente. Allora, diciamo una cosa. C'è differenza tra fiume e lago. La differenza certo è tra fiume e lago, ma anche in fiume, allora, in realtà le codine sono una differenza abissale quando si pesca in fiume, più ancora che in lago, perché ti permette solamente intrattenuta di avere un'esca che va da sola. Perché se tu prendi uno streamer normale, se almeno non lo muovi un pochettino, cioè lì così, per cui hai due problemi: se lo fai con materiali troppo morbidi e sei un attimo troppo in corrente, si appiattisce tutto, diventa una stringa che manco si muove. Se hai dei materiali un po' rigidi che vanno meno in corrente, quando sei nella parte molle della corrente sono duri, per cui il vero vantaggio è che con questo tipo di code che si muovono solo con la corrente, tu anche quando lanci a monte fai il mending apposta per battere sotto riva, la corrente preme sulla coda di topo, per cui l'esca costeggia la sponda opposta e molte volte la boccata ce l'hai anche lì, si ferma la coda e la trota qua sempre la prendi. Perché? Perché gli arriva la mosca, scende, lei la prende, in questo caso si incastra esattamente, perché la coda di topo ce l'ha dietro, si incastra esattamente, cioè anche solamente appena la prende tu senti la trazione, senti, non anche, senti il peso, cioè già lì lei è già puntata, perché la pressione della coda di topo con l'acqua tu proprio ferri, ma ce l'ha già puntata. Anche se non l'hai capito subito, gli rimane lavora per te. Infatti capita di vedere a vista queste cose, che vedi la cosa che prende il tuo streamer, comincia a far così con la testa e tu non la senti ancora. In realtà lei è già lì che cerca di togliersela e non riesce a togliersela, no? E quando tu arrivi la prendi sempre perfettamente. Per cui è il vantaggio di pescare sia appena lanciato che poi anche nella parte di deriva, perché comunque più corrente c'è e più la coda si muove, no? Per cui da quel punto di vista la coda ti dà una mano. Dall'altra diciamo, dipende se tu sei su un raschio, sei in fondo buco, devi essere obbligato a strippare, perché sennò prendi il fondo. Se sei in un posto più profondo puoi anche andare piano. Poi ci sono dei giorni che i pesci reagiscono più veloce, altri sul piano. Di massima la regola non c'è, è difficile stare sul fondo comunque sul fiume, cioè stai vicino, ma a meno che non c'è poca acqua è difficilissimo, cioè quando noi andiamo a imitare uno scarzone, ma in realtà solo sul fondo buca sembra veramente uno scarzone, perché sennò siamo quasi sempre a tanto così dal fondo, e uno scarzone tanto così dal fondo non l'ho mai visto, nel senso deve essere uno scarzone disperato per stare a quella distanza, però probabilmente gli ricorda lo scarzone o non sa che c'è uno scarzone disperato e lo prende lo stesso, magari penso proprio adatto lo scarzone. Sì, esatto, dice questo qua ha bevuto troppa birra stasera, perché non sta mica tanto bene, non scappa preso. Per cui non sa neanche lei effettivamente se. Allora, no, non so lei, c'è caso che scusi,
io trovo gli scartoni a metà. Questa qua è la mia serata, fa. Quando mi ricapita. Esatto, esatto. Ma questa qua devo approfittarne. E anche noi dobbiamo cercare di non farci scappare l'occasione, no? Perché alla fine della fiera la differenza tra un bravo pescatore e uno medio è che il bravo pescatore quasi sempre prende l'occasione che gli viene fornita, e quello un po' scarso magari si agita, sbaglia la ferrata o altre cose, e poi alla fine è lì la differenza, no? Il treno che passa, lo prendi io. Beh, insomma, è come il centroavanti, no? Il centroavanti bravo c'ha un'occasione, la butta dentro, quello medio ne ha bisogno tre, quello scarso non si sa quante ne ha bisogno. Notare la differenza di uso tra il primo pezzo della piuma e questa parte. Il primo pezzo l'hai avvolto. Sì, e questo lo andiamo a... E questo lo prendi dal lato e lo andiamo a montare su. E lo monti così. Questo nei libri non c'è scritto. No. Dopo un po' di materiali buttati, sai com'è? No, giustamente. Allora, il piume in fondo al cestino. Sì. Che perché la parte lì è quella più lunga. Sì, sì. Va bene, sì, sì, sì. Davanti, certo. Davanti. Ma anche un movimento diverso, alla fine della fiera. Si rovina, cioè si consuma prima perché si rompe più facilmente questo, però va bene. Poi anche a livello di code, quando gli utilizzi, c'è affondante, galleggiante, intermedia, cioè c'è il mondo anche lì. Sì, allora di massima lo streamer bisognerebbe montarlo sempre con una coda sinking, nel senso perché comunque entri subito in pesca, però ripeto, ci sono delle situazioni in cui c'è poca acqua o comunque non è così veloce, allora ci si limita a allungare il terminale, usare una coda intermedia o una coda floating e insomma andiamo in pesca lo stesso. Questi occhietti sono in piombo? Questi qua sono in piombo. Poi cosa? No, dico, non è pesante. No, non è pesantissimo. Questa qua è fatta per essere lanciata tranquillamente con una coda sinking e rimanere in linea, perché il concetto è l'occhietto glielo mettiamo come la bidet o che cosa, non è per forza per scendere, perché anzi quando noi peschiamo anche con una coda galleggiante mettiamo la pallina, quando cominciamo a strippare o che cosa, siamo appena sotto il pelo dell'acqua. Io lì sono un paio di anni, no? No, non ci arriva. Non ci arriva neanche. E per cui ti permette però quando lanci di stare esattamente coda di topo sinking e occhietto anche con la corrente esattamente in linea, perché delle volte quando tu non metti l'occhietto e sei in corrente è molto bello il movimento, perché ti permette di svolazzare, il fatto che però devi trovare dei pesci aggressivi che quando svolazza mangiano e corrono, per cui tu fai in tempo a sentirla la boccata, se no c'è tanta bava e da noi i pesci non sono sempre così, cioè mangiano e sputano, per cui o tu sei in linea con un'esca piombata, per cui appena lui mangia, pom, tu lo senti, se no rischi di sentire all'ultimo qualcosa, dici ma forse, e se va bene lo pizzichi, se no manco lo senti, se svolazza. Quando vai a stile da pesci che tengono anche la mosca un pochettino in bocca, quella che svolazza è la sua morte. Quella lì è la sua morte, però insomma, qua da noi di pesci così ce ne sono pochi che sono suicidi, per cui lasciamoli lì. Allora, i nostri sono andati all'università. Allora, diciamo una cosa che fondamentalmente, guarda, forse te la faccio vedere dalla mosca che per farti vedere. No, e dopo te la ridò. Non è che... Se me la dai un secondo, ti faccio vedere la mosca. Ok, allora, qua in questo caso noi abbiamo montato differenti peli, cioè di materiali diversi, perché alcuni sono artificiali e tipo il craffur che deve essere lungo e deve muoversi, no? Sotto abbiamo montato della volpe perché la volpe si impregna e comunque
aumenta di peso, e sotto ancora il marabù, perché comunque il marabù, pur poco che sia, dà un po' di movimento, proprio per cercare di coprire in qualsiasi parte che andiamo a pescare del fiume, cioè dove c'è più, perché noi possiamo pescare solo dove c'è più corrente, dove non c'è, noi lanciamo, per cui andiamo con una serie di materiali che hanno delle peculiarità diverse, sempre qualcosa che si muove, perché alla fine il pesce morde una cosa che si muove, è difficile che morda qualcosa che rimane lì proprio statico. Non siamo al mare, dove molte volte prendono anche un qualcosa in caduta, basta vedere Yami Mino che ha avuto il suo successo, anche se è un pezzo di silicone che scende, è molto imitativo con la sardina morta, con la sardina che scende quando viene stordita e funziona, insomma. Per cui qua in questo caso siamo andati proprio a montare una serie di una serie, qui lo apro così si può vedere, di differenti materiali per cercare di coprire qualsiasi poco, magari, perché non serve mettere tanto materiale, ma per andare a coprire il tutto. Sì, ogni materiale si comporta un po' meglio in situazioni diverse. Alle varie intensità della corrente. Certo. Sì, ma quel marabù che c'è lì sotto, anche con pochissima corrente, dà un senso di movimento. Appena lo sfiori, lui si muove. Sopra magari la volpe è una via di mezzo, il crafuro è più lungo e si muove anche lui diversamente. Allora, qua. Il tutto dà anche un pochino di antialga, diciamo. Allora, diciamo che quando si è a bagna, comunque non sembrano, ma sono materiali che bevono, e che qui da vedere sembra molto vestito. Perde tanto volume quando c'è. Però quando poi sarà in corrente, quindi lo fa poco, comunque diciamo, rimarrà una cosa. Sì, sì, flette sotto così, l'effetto dell'acqua. Così. Pulsa molto. Questo è perché tende col cervo poi a riprendere il volume. Che materiale è? Questa è volpe. Dice del marabù. La stessa famosa che usano per le mosche da salmone, diciamo. Sì, certo. Cosa di volpe? C'è della volpe, del marabù. Sono dei materiali sintetici. Qui c'è la volpe. Anche il flash a buio tendono a montarne moltissimo, specialmente su esche da trota, che comunque finiscono per infecciare, impacchettare un po' l'artificiale se ne metto troppe, no? Questo qua praticamente è fatto proprio con quelle parti della coda
Allora, noi qua... Tinta che non si usa quasi mai. Sì, questo in realtà è proprio già suo tinto. Ah, ok. Ok, perché? Perché ho dovuto prendere delle parti più lunghe che solitamente in quelli di recupero non ci sono già più, perché sono quelle vicino alla dorsale, sono quelle più piccole. Per cui quelle piccole vado a prendere e montare sul lamo dietro, che essendo di dimensione più piccola possono andare bene. Qua dobbiamo andare per forza ad avere una lunghezza maggiore, ecco. Come dicevo, il secondo amo è sempre il secondo amo. Fa il suo dovere. Fa il suo dovere, purtroppo. Purtroppo. Ok. Allora, qua se voglio posso usare anche Ho visto io che c'è la mollettina per i capelli. Anche la molletta, per cui adesso... Ci è sfuggito il filo. L'ultimo. Quale filo? L'ultimo filo. Al cervo? Il cervo come pelo, se invece poco prima avevo montato del fleshabu. Tu metti la colla così per... Metto la colla, vabbè, sempre un passaggio di sicurezza, però è per dare la giusta inclinazione al cervo. Senza dargliela col filo. Senza dargliela col filo, ma gliela do con la colla. Poi se mi accorgo che sono stato un po' parco, preferisco sempre piuttosto metterne un po' meno di colla e poi aggiungerlo un filino, no? Allora, cosa succede? Posso anche lasciare la corona di cervo più ampia per muovere più acqua. Bisogna capire dove andrò a pescare, perché più lascio questo ombrello ampio e più avrò il problema della discesa e del volume che farà in acqua, no? Per cui se ho bisogno che mi stia sotto con molta corrente non posso tenere un ombrello troppo aperto. Per cui l'artificiale che vado a fare, ovviamente ognuno di voi sa l'acqua che andrà a pescare, oppure può farsene due o tre un po' più ampie, due o tre un po' più e così via, e se trova più o meno acqua la va a cambiare, ecco, di pare colore. Però questa è, diciamo, un'ampiezza media, tanto per intenderci. Si può fare anche con un volume più ampio. Una domanda così rapida: tu usi quelle tiraline al posto del nodo per cambiare velocemente? No, assolutamente, no. Quella, addio, va del retrosadana per me. Quelle che usano spinning? No, io sono contrario al moschettone sempre. Allora, fai il classico faccio il perfection, libero, faccio il perfection, ho un rapolo e faccio un perfection con sull'occhiello. Allora, non amo questo genere di innesco. Preferisco tagliare, diciamo che molte persone che conosco che hanno usato quel tipo di snap, comunque qualche bel pesce l'hanno lasciato in acqua e se lo ricordano anche loro, per cui non lo usano più, perché poi quando il pesce veramente della vita e ti si apre soprattutto sulla ferrata o comunque magari in un'ultima fase di combattimento per cui fa una fuga e tu lo tieni e si apre, non è mai piacevole. Per cui preferisco piuttosto ogni tanto rifare un pezzo di cavetto, perché a furia di tagliare l'ho accorciato, però non avere. E la seconda sensazione è quella, l'idea della girella o il moschettone, mi sembra di pescare un po' a spinning, per cui questa è una condizione però mentale, non è una questione pratica. È un po' come per me con le calzette, insomma. Vado a letto lo Ok, allora andiamo avanti. Forse qua l'Ivan ti direbbe della trota di mare persa sul Karup 30 anni fa, perché gli si è sfilata la coda con la calzetta. Ma ha ragione. E gli è rimasta giù trota, coda, e è rimasta con la rana in line. Ha ragione, sono d'accordo anche in questo caso, anticalzetta. Bel nodo.
Però lì è Crafur. Questo è Crafur. Rispetto al cartel, che cosa è più morbido? È molto più morbido. È veramente uno dei materiali che io uso di più. È, non dico che bello è una via di mezzo, sì, questo bello sì, è bello lungo. È un, secondo me, una via di mezzo tra un marabù e un cervo, cioè è, ha una resistenza, sì. Qual è che sì. È la... Questo è un brown. Sì, ma il traffico è il Magic Carpet, quello della Polisquid. No, no, questo è... È bello lungo. E non è quello morbido morbido, è quello via di mezzo anche come consistenza. Ti ricordi di che marca era questo? Allora... allora, quello lì... Allora, ti dico questo, quello lì potrebbe essere quello della Reline. Della Reline? Mm. Sì, ce ne sono diverse, ma cioè, alla fine sono pellicce. Allora, quello lì... Va bene mica tanto, c'è quello della Reline che ce l'ha bello. Quello, lì, cuore, quello lì è o il mio o quello della Reline. Il mio io lo recupero dai tappeti, non ce l'ho di tutti i colori, ma quando lo trovo... lungo, ne prendo un tot di metri, poi lo pacchetto e lo vendo e lo uso per il mio consumo. La Reline ha una gamma di colori molto ampia, per cui non so se è il mio ma, o quello della Reline, ma sono praticamente come la differenza è che io ho meno colori, loro ne hanno tutti. Però secondo me il Crafur è un materiale che aiuta tantissimo il costruttore. Si fanno i tappeti? Allora, in realtà lo usano anche per fare delle pellicce dei... sintetiche o... Sì. Colli o... Ma... No, ma anche dei... come si chiama? Dei giocattoli. Anche, sì, no? Sì, dei giocattoli. C'è anche la Polisquid che ha ce n'ha un tipo... c'ha le file lunghe, lunghe. Però è diverso da quello della Reline, come... Sì, cosa lì, Quello lì è il colore del famoso leone, no? Quello della Polisquid, però non lo chiamo un battito, quello il tan è il colore che usano per fare le fibre tanto. Quando c'è stato il periodo che Walt Disney aveva fatto il Re Leone, ce n'erano in giro, andavi all'autogrill, c'erano tutti questi leoncini, dicevi ostia che bel pelo. Ma c'è tanta differenza fra i vari colori, tipo ormai è impressione mia, tipo il nero fai fatica a trovarlo bello. Allora, no, il nero lo trovi bello ma è sempre un po' più rigido. È più rigido, no? Meno morbido, meno... Ma tutti i neri. Sono... Anche il battello, cioè è il nero che glielo dà. È il nero, la tintura nero che li rende più rigidi. Ci scappi perché? Però lei ci dice nero, ma sai, io lascio sfigato tutto quello che trovo di nero e quindi mi ecco. Abbiamo provato il battente, però vuol dire metto il coccolino. Si molla un po'. Non so dirti se il coccolino... Ho provato, te lo molla un po', diventa un attimo più... Mi a farlo asciugare bene, questa di col foglio, creativo. Tutti ne asciuga creccia? Io e Dimitri, fare il bucato di tanto. È un morbidente. Ora anche l'asciugatrice per darci che vediamo. Io adesso ho messo in caldaia un tasso. Sì. Ho fatto la concia, la terza concia. La prima è venuta male, la seconda... Peggio. No, no, la seconda è venuta bene, però non avevo la lume di rocca. Ah, ok. E allora c'è il rischio che dopo un po' cominci a puzzare. Sì. Allora ho fatto il terzo colpo, adesso è lì che asciuga.
per le mosche da salmone è meraviglioso. Allora, io questa qua te la monto. Con la wave, così ne gira una in un modo. È elastico, cioè a memoria. È quello che somiglia molto più all'orso polare. E uno in un altro. Qui ho portato qualche codina da regalare, una busta per ciascuno, chi vuole, chi la vuol provare. No, sono, non sono piccoli, sono quelle che ho usato per quella artificiale. Sono le S, perché le XS sono due, esatto, quelle le S. E puoi anche legarla direttamente sull'amo, eh? Cioè non è che sei obbligato, sì, sì. Sì, però se una volta lo sai, se si rovina. No, no, questa qua non. Ti dico, ti mordila, masticala, poi la tiri fuori, lanci. E, no, purtroppo no, non è silicone, questa è stoffa. Quindi tipo cazzo realizzato, cioè che i siliconi ci sono vietati. No, questo è stoffa, certo che sì. Questo è il vantaggio. Quella è stoffa. Tipo in GR, in Adige, i siliconi ci sono vietati. Ma cosa? È quello che mi ha passato. Sì, che è quello che è uscito adesso dalla. Io sto facendo l'analisi logica a questo prodotto. Quello che non è considerato un senso. Vabbè, non dico niente. È un triplo strato. Sì. Il problema è sapere che tipo di stoffa elastica. Certo, ma anche la pesantezza del. Perché, c'è, sì, molto, perché il problema è. E poi il materiale che ci hai messo sopra, è certo, di una certa consistenza. E poi c'è il problema. No, ma poi ci sono i gradi in cui viene fuso. Cioè c'è una serie, cioè a quanti gradi viene fuso, non è una cosa così. Ah, non è una cazzata. Quelle che dici te ci sono neanche lontanamente vicini. E poi c'è un'altra cosa da considerare che lì non hai. Allora, io ho due spessori, perché su quelli più piccoli ho usato uno spessore della stoffa più piccolo, quelli più grandi c'è uno spessore più ampio. Ma anche tirarlo, ritorno tranquillo. Quello che dici tu è una calza da donna, che fa no, ma sembra una cazzata. No, ti dico, ho fatto 18 ore di laboratorio e poi comunque dal primo prodotto adesso siamo migliorati tantissimo, perché cioè questa stoffa qua non si sfibra. No, certo che no. Certo, dico che qua poi, allora di trotte puoi andare avanti purtroppo all'infinito, cioè devi perdermi l'artificiale e a luci ti dico che abbiamo provato a pescare e prendere 40 pesci con la stessa coda e ho una foto dove c'è due ami mezzi vuoti, un occhio sì e due no, tre pelucchi e solo la coda, e la coda era tutta tagliata e purtroppo funzionava anche meglio. Per cui questo l'altro sono più belle da anche da lanciare. Se io penso quello che hai detto prima, l'altro prodotto, sì. No, è quello per fare i gambi, no? Sì. Chiaramente tu conoscerai, no? Certo. Ecco, i dettagli. Però riuscire a pensare, ma c'è quello prodotto lì che fa quella ditta lì, poi ci abbino quell'altro, poi ci faccio quello strato lì. Cioè, no, no. Sono idee che sì. Giustamente è anche giusto che ognuno, certo, se le allora diciamo che poi lo sappiamo, cioè i copycat come chiamano all'estero sono la cosa più brutta, cioè no, allora all'estero il copycat, cioè chi cerca di copiare un altro prodotto è un po' distrattato, cioè viene chiamato copycat proprio perché in senso dispregiativo del termine, no? Perché, sì, certo, perché fondamentalmente è come un artista, no? Cioè tu fai una cosa e i diritti d'autore, c'è cioè quello che ti vuol copiare su col telefonino la musica e così via, cioè è giusto, cioè riconoscere un certo tipo di impegno. E poi spesso e volentieri il problema cos'è? Che l'idea messa a punto sono anni e anche di lavoro. Allora il copiare spesso e volentieri si rischia di andare sul mercato con un prodotto copiato che non è
della stessa qualità, perché per darti un prodotto deve essere più economico, e per fare un prodotto più economico quasi sempre fa più schifo, oppure devono darti meno cose. E spesso e volentieri chi si approccia per la prima volta a un prodotto del cinema e trova una cosa simile, pensi che poi il tuo prodotto sia quello, cioè quando vede il tuo pensi che sia quello là, e dici cazzo no, non funziona, fa schifo, cioè ti fa una brutta pubblicità, perché dice no, quel prodotto non funziona, sì ma non è il mio, cioè hai provato un'imitazione, no? Poi c'è anche il fattore che spesso chi lo fa la copia l'ha messa a punto, no, la capacità, certo, di conoscere, certo, l'effetto che ha in pesca. Non è un pescatore spesso e volentieri, ma magari è solo uno. Cioè, come per dire, no? Adesso facciamo un'altra mosca da Luccio. Allora, va bene. In questo caso, diciamo, abbiamo messo degli occhi a clessidra che non sono degli occhi che servono per far scendere questa mosca, ma in realtà per neutralizzare il cervo, no? Cioè per cui è come se questa mosca fosse una mosca neutra, no? Perché il cervo... Sì, perché non sono così pesanti da fargli fare... No, lo fa un po', quello fa. Però il discorso è che se io non montassi gli occhietti, il cervo tenderebbe la mosca sempre a galleggiare, anche dopo un po'. Invece in questo caso comincia a scendere come se tu pescassi con una mosca neutra, con gli occhi quando li metti con la bicomponente per tenere, alla fine fanno quel peso lì, ok? Però il cervo mi permette quando è in acqua di tenere quella consistenza, e quando tu lo vedrai in acqua la mosca tenderà a stringersi sempre di più e avere una testa abbastanza grossa, per cui fa volume e farà un po' l'effetto che vedi il pesce con la testa con il resto del corpo abbastanza esile. È un po' una mosca diversa da quelle che solitamente andiamo ultimamente a montare, che sono tutte abbastanza grosse. Qua andremo a montare una testa con un corpo abbastanza esile. Ma l'amo è un Arex anche questo? Quello è un Arex anche lui. Cos'è il Light Predator? Sì, è questo qua. È il Light Predator 6.0 e 3.0. C'è a dire che qualcuno si apre, per cui sul Luccio non mi si è mai aperto, anche se qualcuno è capitato. Sul fondo totalmente, perché mi stava entrando proprio sul fondo, cioè se devi tirare c'è il rischio che se hai preso appena la punta, che cosa, tende un po' ad aprirsi. Me l'ha quasi aperto, non l'ho perso il pesce lì a idro. Mi stava entrando nel bosco, chiudere e girargli il muso, ha tenuto, ma però si è mosso. A qualcuno si è aperto. Sul fondo no, sul fondo lì se tacchi l'ostacolo e tiri. D'altronde bisogna fare conto che non si può avere un amo che è uno spillo che sfiori ed entra. Da quell'altro lato è quello che hai detto, che però entra bene. Diciamo che costruiamo un amo che anche più impedito dei ferraioli riesce a bucare, perché comunque il Luccio va ferrato, ma va ferrato per questo, ti faccio vedere, cioè per esempio guarda, se tu monti dei materiali sintetici che sono abbastanza crespi, ci sono imitazioni di Stiffarra tanto perché sono abbastanza crespi, hai il problema che si incastrano nei denti, cioè per cui, perché io dico sempre di ferrare più forte che poi è due o tre volte, perché capita che se l'hanno stretto in bocca il Luccio prende e stringe, per cui si incastrano nelle fibre, tu ferri ma in realtà lui non gli arriva alla ferrata, perché il materiale si incastra, quando lui comincia per la bocca e fa questo lavoro qua esce, per cui se tu riesci a ferrare e poi a ferrare ancora, capita che nel momento in cui non ha completamente aperto, alla fine le fibre sfilano. E poi è sempre meglio cercare delle fibre non troppo crespe, perché in questo caso vedi cervo, crafur, perché scivolano tra i denti ed è più facile che l'amo trovi il molle, no? Per cui si incastra più facilmente. Se poi gli dai prima che chiude la bocca, allora. Ascolta, allora devi essere un mandrake, perché
Paolo, la differenza tra le codine, tra quella che hai montato prima a falcetto, questa dritta in pesca? No, cambia completamente. Una dritta fa di solito sbandare l'artificiale, invece questa dà vibrazione, per cui sono o perlomeno tiene, magari perché se è disassato, cioè se è articolato un minimo, si muove, cioè gerca, però al movimento della falce dove emette più vibrazioni. Anzi, alcune volte su pesci molto vessati, abituati a essere pescati a spinning, è meglio un artificiale che dia quel tipo di vibrazione, che è un po' uno sbandamento, che è una gercata, che non proprio una vibrazione che imiti troppo il reglù dello spinning, ecco, perché poi lo associano. L'ultimo giorno là in Irlanda abbiamo perso un pesce, abbiamo perché quando io sento abbiamo, no, è tanto divertente. Assumiamoci le proprie responsabilità. Ho lanciato alla terza strippata, è venuto su tutto coso da sotto che era enorme. Non ce l'ho fatta, capito? È andata di stizzo, io l'ho cavata di bocca. Ma l'ha ingoiata mezzo metro e è uscita. Beh, sto pesce, praticamente eravamo arrivati giù quasi assieme con gli streamer. Quando il mio gliel'ho portato via, ha visto il suo e si è andato. E beh, ha fatto bene, l'ha tiserato. L'ha preso pieno e afferrato. Lo hai tiserato. Uscito di bocca così. Scusate, stanno lì come due cretini. Quella è grosso peso. Mamma, sono io. Pescare con gli occhi chiusi. Deve avere il coraggio di ferrare quando lo senti. Sai, a volte riesci a farlo, ma secondo me a volte ti viene su talmente, no, ti frega, no? Perché no, ti parte, te dici no, tanto gli stai dando. Allora, non ci sento la cosa. Ma una cosa anche che a volte mi dubbi che mi vengono. Cioè, ho fatto caso e lì vicino da dove sto io c'è un laghetto che vabbè, c'è qualche bel pesce verso sinistro zardone. Quando c'è l'acqua più pulita, cioè, mi rendo conto che ne muovo tanti. Dopo, proseguendo la stagione, sto lago diventa tanto sporco, sì. E mi rendo e vedo che tipo anche a spinning, cioè, ne prendono tanti quando pescano con spinner, con la cosa lì che fa tanto. Beh, devi fare più vibrazioni. Devi fare... basta le codine o aggiunge anche ratto con quella roba lì? No, io allora di solito mi bastano le code, io l'ho visto anche sui siluri, perché ormai oggi i rattler, che tutte le esche da spinning hanno rattler, sì. Cioè non funziona più, non so come dire. Ho provato a vedere, seguire Lucio quando ho provato i rattler sotto la barca, sai che spesso ti seguono, poi devi giocarteli bene sotto. Quando incominci a fare così col cimino, che è un movimento, è un rumore sicuramente più forte, perché facendolo col cimino il rattler funziona meglio, scappavano via, perché ormai associavano rattler a un pericolo, per me erano stati presi. Per cui da lì in poi, diciamo, ho mollato il concetto. E poi in ogni caso è sempre un peso da lanciare, che puoi evitare. Allora, io questo te l'ho fatto col cervo. Se vuoi adesso lo possiamo rifare col cervo o con la testa in crafur, cioè io lo facevo in crafur per farlo diverso, però diciamo poi il concetto sì, è sì, quello. Posso vedere? Vai. Sì, la stessa che poi andiamo...
E quella lì è la L, la più, è una delle più piccole. È una delle più piccole queste. Ce n'è una più piccola ancora, che è questa. Ce ne sono due misure più grandi. E poi ce ne sono, sì, c'è la L, c'è la XL e la XXL. Per non farsi mancare niente. Sempre a luci lo uso. Sempre a luci, ma uso lo stesso. Sì. 30 centimetri. No, 30 no. Di mosca? Sì, ho anche delle mosche a 50 centimetri. Con la coda. Pesce grosso, esca grosso, pesce grosso. Ne ho un paio. E se adesso mi misuro il braccio te lo dico quanto arrivo, ne ho montato tre ami perché cazzo è, non finisce più. D'altronde se si danno tra di loro. Guarda che l'ultimo giorno che eravamo là insieme a lui. Ti giuro, è una roba. Cioè, io ho pescato mangiato. Cioè 5 giorni con una misura di mosca. Preso. Più di lui. L'ultimo giorno. Lui ha provato a mettere su una mosca tanto grossa. Tanto più grosso. Io stavo andando avanti a pescare con le misure che stavo rendendo. Sbaglia un altro. Un po' cambiato anche il mio. Perché sbagliava? Perché mangiavano di quel giorno lì, ne abbiamo sbagliati, ma lasciamo perdere. E... guarda, ti capita, guarda, questo qua è la modiete, l'amo chiusi dietro. Poi l'altra coda mediamente è il doppio di lunghezza, è il doppio di questa. Ok, però calcola che il luccio mediamente attacca a metà. Okay, per cui anche se la coda è più lunga, cioè lui attaccherà qua. Per cui rischi di rimanere fuori col primo amo, però lo prendi col secondo. Poi a sua volta quando combatte si gira, gli entra anche l'altro amo. Qualche volta la prende dal dietro per così, qualche volta, ma mediamente se ha il tempo la prende a metà, fa questo lavoro qua. Lo insegue e poi fa il gioco. Io non avevo mosche di quella misura, e non sapeva neanche lui. Ce l'avevo uno in barca, sempre. L'ho trovato. E là c'è 10 lanci. Ho visto 6 lanci. Facciamo un corretto. Ho visto anche quelle lì a Vicenza, ho visto quelle di De Pace che fa tutto quel sistema lì per praticamente per allungarle all'infinito, quel sistema di e continua a replicare la stessa sezione, paf 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 paf, cioè puoi fare lunghe chilometri. No, lui le fa tu. Fa su YouTube. Ma lui fa un sistema di montaggio che continua a replicare praticamente, e per cui può dargli salire di fare una lunga. Continuando a dare, e se gli dà sempre un po' di più di volume ce la fa. La fa crescere. Una bella cosa. La mano della Madonna, una roba fatta bene. Veramente bene. Non col filo, ma con la corda. Con la corda, sì. Di quelle che gli vedi fare tanto power e tanti flash, tanta luce. Sono quelle che pubblica, che fa vedere i video. Per immaginarlo con i flash. Belli. A livello di colori
Allora, sì, di tutto di più. Io parto un presupposto: se il pesce non è troppo vessato e ci sono, per dire, persici nel lago, giallo, giallo e chartreuse, giallo e rosso, cioè, perché è utile avere una mosca a luci che vedi, perché se tu vedi la mosca vedi anche tutto quello che c'è intorno a te, perché vedi il luccio che comincia a seguire. Sì. E poi cominci a giocare col luccio quando ti segue, perché è lì il gioco, che c'è. Se c'è cominci a... e hai più chance. Quando peschi con colori naturali spesso la mosca non la vedi, per cui fai fatica, magari l'ultimo solo vedi la bocca che si apre, cioè comunque non riesci a giocare col pesce se non proprio all'ultimo momento. Per cui è vero, tantissime volte si prendono pesci con colori naturali, però se in quel lago ci sono, ripeto, luci che mangiano persici, puoi usare tranquillamente dei colori anche vistosi, senza problemi, sono, per loro sono naturali ugualmente, e per te è un grosso vantaggio. Poi di massima ci sono comunque luci che quando sono aggressivi, cioè mangiano, per cui mangiano, per cui il vantaggio di poter vedere la mosca è proprio quello, cioè ti godi anche il tuo recupero, ti godi la profondità che sei, cioè la vedi, vedere la mosca è fondamentale. Io ho fatto questo, alla parte davanti mi metto la solita polvura, più grosso che fa tre palline. Anzi, metto. Qua però è di acciaio. Sì. Ogni posto su. Il stile. Qua. Allunghiamo un filino e la snodiamo ancora un po'. No, generalmente artificiale lungo due anni. Sì. Ah, gli fai. Ah, c'è anche qua, è vero, sì. Non ci avevo fatto caso. Con quella è senza. Usa lo shank lì in mezzo. Questi sono quelli che si usano anche in Waddington? Sì, tipo, puoi usare anche quelli, in questo caso no. Questo è un po' più cortino, questo, ci sono di varie lunghezze, puoi giocartelo di varie lunghezze. Sono simili però. Sono simili, sì. Questi sono praticamente quelli extra corti di quegli altri? Ci sono ancora più corti. Ah sì? Sì, c'è una misura ancora più corta. Però questo ti permette di fare un passaggino e, giusto per lo snodo. Interessante che tu sia la colla. Ma mi ha dato l'impressione quegli ami lì, sì. Sono molto belli, ma flettono. Sì, flettono. Allora, non si piegano così facilmente come può sembrare, cioè tengono. Tengono. Allora, flettono ma tengono. Flettono ma tengono. Allora, diciamo che si possono aprire, però è più facile che si aprano sul fondo quando prendi qualcosa di veramente duro. Se fossero fatti così bene che si aprono appena sul fondo e non col pesce, allora di massima di pesce no, qualcuno l'hanno perso di pesce, però allora secondo me il vantaggio che ti danno nella penetrazione è di più di quello che tu puoi avere nella perdita di qualche pesce. E c'è anche da dire un'altra cosa, che essendo molto fine con un ampio gap, il problema di quando l'amo si apre è quando viene appena puntato e fa da leva. No? Invece in questo caso, essendo molto fine, comunque quando entra oltre la metà, tieni e non lo apri più. Per cui, essendo molto fine, proprio... A me non è mai successo, a qualcuno è successo. Neanche quei grossi. A me non è mai successo, ripeto. Mi è successo qualche volta di aprirlo, ma perché magari ho attaccato il fondo e ho messo a tirare. Io, certo. Un pezzo di mosca, visto che ti si mette un attimino a farla. Sì. No, poi dopo sai che ti fai tutte le pippole, no? Cazzo un po' dopo alla fine la usi più lo stesso, perché perdi la fiducia. No, qualcuno ce la fai magari a... No, quando incominci a...
non sei, non sei, se non peschi convinto non sei più fiducioso, non sei più fiducioso, e quando non sei più fiducioso è il problema. Si si attacca con quella parte, come una canna che ti si rompe, quella parte qui è ancora buona, non riesco più a pescare, si attacca di qui. Massimo rifai la io con una canna imparata ero talmente fiducioso come l'avevo imparata bene, il rovescio sì, che non fai fatica a costruire il rovescio, capito? E ci ho preso il rovescio in filagli in proporzione a quella canna lì, ci ho preso un grandissimo pesce, perché una 10 6 coda 3 a ninfa a filo, e ci ho preso una trota di mare di 80 centimetri. Come parlare nel momento che dice lì è giusto, se lui entra, dopo anche se si apre, è certo, entra. No, lui non c'è problema. Bucare buca perché. Se lui è fatto a rompersi dopo che si entra appena se si apre, si sfila. Però se è già dentro, non allora lì non è. No, dobbiamo andare a livello di penetrazione rispetto ai palmi. Cosa? Un cul de canard carpiato. Carpiatissimo però, eh. Un baltato. Più che carpiato, carpato. Complimenti comunque. Grazie. Costruisco, ma complimenti. Grazie. Io scrocco. Ciao. Ciao Paolo. Ciao. È quello di coda, sono tutti due dell'Arex questi qua, eh? Sì, ma quello di coda c'ha la forma, c'ha un suo nome ben particolare, che è la forma di... No, questo in realtà dell'Arex è la forma del 811 della Tinku. Ah, okay. In più grande, sì, ma... è molto più robusto quello della Tinku. Ma anche quello 811, quello da Bass, che hanno leggero, fine, l'811... L'811 non è quello sul tuo ternero. L'811 tu dici che forse è quello sul tuo ternero? Così? No, non nero. Quello sul tuo ternero normale. Boh, niente. Aspetta, tu vai avanti a fare il tuo lavoro. Io cerco adesso. Poi te lo cerca che io ho un po' di tempo che non uso quello lì della Tinku, ma la forma è quella lì, di quella da Bass che aveva fatto la Tinku 20 anni fa. Saltwater S 811 S, quello guarda, allora il quello della Tinku che si usa da Bass, sì. Bass Hook, vediamo cosa mi dice, si ricorda, usa come Tinku. Adesso cerco la forma, vedo qua. 80-89. 80-89, bravissimo. Che c'è la misura 10-6, c'è il 10, il 6 e il 2. E il 2. 2, 10 e 6 come misure. Sì, ma questa forma aveva un nome. Aveva un nome, bravo, bravo, proprio la gamma Cazzo, la gamma Cazzo faceva proprio un amo uguale, molto bello, molto resistente. Nell'anno del mai proverò a imitarli. Che cosa, l'anno? Nell'anno del mai proverò a imitarli, intanto finiscono nell'archivio foto. Quello che interessava non era, che posso sempre venire, però bellissimo. Sai, c'è un telefono pieno di roba, anni che di roba. Dopo vado a vedere la foto e dopo quando ho visto la foto è semplice. Non è semplice.
dovresti farne uno, dovresti provarlo. Dovresti. Si deve fare tante cose. Dopo non prendi, è colpa del pesce, è colpa della tua esca che non andava bene, è colpa della giornata. Allora, del pescatore quasi mai. Anche lì non è facile escludere un'esca rispetto a un'altra, perché dici, sono io che non sto pescando giusto, Stinger, è l'esca che è sbagliata. Ma c'è il trampolo anche davanti, cioè. È il B10S. Gamma B10S. B10S, sì. Stinger, è la forma Stinger. Sì, sì, B10S, che tra l'altro questo è resistentissimo. Come questo è molto bello. Sì. Questo? Vedi che è uguale come forma. Questo è un pelo più duro, più robusto, sì. Dov'è l'amo? L'amo scegli tu quello grande, chiedo, è finito? No, no. Ah, sì, è vero. No. Infatti cercavo di quello, sto, lo sto montando, ma ce l'avevo qua, ma dove è finito? Sì, sì, stavamo guardando. Sì, sì, è la forma Stinger. Posso? La pizza è... Ma è qua però, ci sta bene. Non ti ho chiesto prima su quello da trota quando hai detto l'amo di metterlo in mezzo, quindi metteresti due scene, uno dietro e uno davanti, poi l'amo in mezzo, perché non lo fareste mai. Sì, se ci fosse un amo solo, sì. Se fosse un amo solo, sì. Poi diventa tre pezzi. Sì, cioè, o, no, o praticamente diventa due pezzi, cioè in realtà è l'amo senza lo shank, perché io metto la coda, per cui c'è la coda, l'amo e lo shank. Però è valido, Fabri, guarda questo. L'amo? Quale? Questo? Quello lì è suo, non no, lo so. No, no, l'amo, stavo parlando dell'amo, dell'amo. Allora, non stavo a vedere lo stringer, l'amo. Ne fa due. Questo qua è sempre il Gamma Katsu Stinger, ma è un altro modello. È in proporzione più pesante, è il B10. B10. Quale, Fabio? Vedi che la forma è la stessa? Sì, sì, sì. Solo che è un pochino più... Ma non è come è quello di, come l'amo di coda, non quello davanti. Non quello sì, che di coda, su coda. Questo qua. No, adesso questo qua è fatto. Appunto dell'amo. Sì, come quelli. Per le mosche da stile c'è un amo della Daiki. E anche quelli, anche le ancorette che ho io a salmone, hanno quella punta qua, uguale, uguale. E anche l'Aki, quello da tarpon, sì, la stessa punta. L'Aki una. L'Aki è un bel amo, quello. Quello molto bello, però il problema è che la punta è fragile, cioè proprio la micro punta, se tac si spezza e... Devi picchiare nella canna, perché sennò rompi la canna, ma neanche dalle altre parti. Però con i tarpon va benone. Sì, certo. Ma hai fatto anche lì sempre il nodo? Sì. Per tenere... Guarda la punta qua, guarda la bene. Ci vedi bene. Sì, è un sbaglio che hai la vista, perché ormai non c'è... Il filo lì è stato filo acciaio. Filo acciaio in questo caso annodabile, per cui è morbido. Quando vai alle gare di artificiali, anche quelli a luccio, niente moschettone, c'è chi fare nodo. Solo il nodo. Sempre con quell'acciaio di mosca. Un acciaio, puoi farlo con qualsiasi acciaio, comunque il nodo, eh. Però io avevo questo e... Andiamo a prendere. Visto che lavora. Va bene, però il materiale è l'affidamento in accordo. È veramente particolare. La piaga ne fai? Sì. Però diciamo su tutti a un singolo quando vai a montare sull'antiaga. Sempre con quelle ideologie centrali. Sì. Sempre centrale l'amo, shank e sì. Sì, se no monto
sono di teste e non mosche troppo grosse. Allora, qua andiamo. Ah, questi qua sono quelli. Sta migliorando, sta migliorando. Cristiano, quelli che mi servono. Non c'è fatto neanche niente. Oh, c'è il lavoro. Capisci come funziona via, forse. Che mi ha mia vecchia dopo lo favorisco. Che mi ha bella mia bella, poi che c'è? Li alterneremo con quelli che ne hanno. Il sacro e il profano. Faccio la politica di notte. Ancora delle. Lo mescoli anche tu con la furba. Non è con la furba. Come no? Questo qua sopra. Predator Dabi è quello che ha con i Bau. Questo qua sopra. Non è con la furba. Ordina tutti i colori. La stessa roba. No, la mia stessa. Nel capurca di lui, sei quell'altro. Vabbè, quell'altro. Sarà bello che ce l'ho appena io. Quando ho trovato la vita che lo faceva, mi hanno detto di mandarmi la campionatura. Un pezzo per colore l'ho mandato, no? Basta, ti è già bastato. Ti è già bastato per. Sì. Pagato 20 euro di spese di spedizione, però mi è arrivato, se l'avessi comprato in negozio erano 200 euro di roba. Sicuro come l'oro. Però sono belli. C'è delle che avevi un concetto sbagliato. Questo? Che avevo il dubbio di che cosa? Allora, quando no, lo dicevi prima, che quando l'ho finito mi era venuto un dubbio e stasera vado su e gli chiedo. Anche se non va bene, non c'è capito, che amici, sì, lui, tanto lo vuole provare lui, per essere sicuro. Se non va bene lo prova, no? Sì, ma dopo i pesci non lo sanno. Non conoscono tutte le cose che conosciamo noi i pesci. Spesso hanno fame e basta. Per fortuna. Spesso sono fortunati, no? Perché non siamo così bravi da prenderlo. Volevo, ho fatto una cazzata, lo mettevamo però, cioè facevo una mossa da metterlo in mezzo e almeno era caso non era finito. Per esempio, mi hanno girato. Questa parte la taglieresti? Cazzo, mi sono fatto che avevo lo stesso pezzo. Questa direi, quando lo avevo, allora potevi mettere anche il fondo. Bolli col mezzo centimetro. Quando mi è venuto quel dubbio esistenziale, l'avevo finito. Almeno un anno. Forse che puntallava nel posto sbagliato. Sì, appena può, ovvio, perché chi l'ha mangiata pulita è lo stesso. Sì, ma io faccio sempre un pezzo di battente indietro con un paese che tiro leggero, poi a ogni giro di battente c'è un po' di poche figure, io sono un da fare. Tutte volte ne serve se vale la pena. Infatti ne ho fatti su alcuni perché hanno l'amo doppio
la sono anche qui. No, beh, se sei in fondo, c'è un gemello ferito. Poi quel consiglio su, cioè, occhi più grandi, provare a trovarli. Sì, non ho ora dovrei fare un impero più cicci. Alle ci ha fatto il perolo di cinese, costruisce che ci servono. Perché mi circondo di gente che non vuole costruire? Perché sanno che qualcun altro costruisce lo stesso, per cui attingono dalla tua scatola. Quindi attingono dalla tua scatola. Praticamente non si rende conto della fortuna che ha. Vanno in giro in quattro e in quattro prendono i pesci con le sue mosche. E certo. Se non riesce a prenderle lui, gliele prendono gli altri. Praticamente è come se già allo scudo dico una cosa. Come se lui avesse quattro canne. E già io dico una cosa, dovrebbe essere lusingato perché. Perché praticamente è come se stesse pescando una parte, esatto. Una parte del gol, una parte è come quello che fa il cross, no? Hai capito? Il rifinitore. Comunque si prende un po' il merito del gol perché l'ultimo passaggio l'ha fatto lui, no? Tu potresti dire la stessa cosa. Potresti venire a costruire solo bosche. Tu fai il rifinitore della pesca. Sorriso per la stampa. No, l'ho fatto solo che con quella logica qui di col battile e mettendo le codine, le wave, piuttosto che ci stanno bene lo sì. Benone. Ho fatto anche sul tipo IG così, con le, sempre con le codine, con qualche flash. Tipo Bauer, no? Che palla la corona di battele, poi montati flash in asola. Ce la puoi fare di tutto, di più, di ogni. Allora, c'è di tutto. Dopo ognuno è giusto che si sbizzarrisca. E... Ce ne sono un miliardo bravi a costruire. Allora, le persone brave così ce ne sono tante. Poi ognuno si specializza in un tipo di costruzione al posto che un altro e ci sta, perché comunque fare tutto è impossibile. Tanto quello lì, il tipo cos'è, lo svedese, Lindqvist, sì. Quella bravo. Quelle robine che... Lindqvist è il finlandese, mi sembra. Finlandese? Quello è bravo. Johan Lindqvist. Johan, sì. Qui intanto io rompo le palle su Messenger. Ma è disponibile, ti risponde sempre. Sì, ma guarda, Johan è un mio amico, no? E, ti risponde io, sempre. Io un giorno gli faccio... La usa tanto che è il sì, un giorno gli faccio, ciao Johan, gli faccio, gli ho fatto un commento che aveva fatto una bella mosca, gli faccio, bella! E gli ho detto tipo... non so, tipo, dovrei farne anch'io qualcosa nella mia scatola, oppure mi piacerebbe ne farci una, non so, ho detto tipo una roba così, non nella mia scatola. Dopo 10 giorni mi arriva una busta che mi ha spedito quelle 5 o 6, che mi ha spedito esattamente quelle che aveva fatto. Ah, c'è una bella mano per lui. Poi ha anche tante idee, vedi che intanto sperimenta, fa... Poi è figo perché c'è anche gli scrivi che sei anche chi sei. Sei lì si può andare a qualcuno. Invece no, ti spiega, ti dice. Cerchi su Facebook. Si chiama Johan Lindqvist. Johan Lindqvist. Lui è bravo. Abita in località Sibbo, che è un altro lago.
ma in Finlandia. Poi uno c'ha un po' sul stile, no? C'è quell'altro americano, Brammer, quello lì. Linguist. Sì, ce n'è due, c'è quello senza pelo. E quando stai guardando? Il gatto senza pelo. Adesso arriverò 10 richieste di agenzia dall'Italia, si fa l'altra domanda. Vabbè. Sì, aggiungi Fabri, dai, che così dopo vedi che raggiungono persone importanti, accetta anche me. No? Questo qua è il gatto... Quello senza pelo. Sì, sono quelli egiziani, no? Non chiedermi. Sono quelli raffigurati nelle tombe egizie. Sono i siamesi. No. Le tombe egizie sono i siamesi. Ah, quelli sono i siamesi, sono i siamesi, quelli neri e quel musino nero. Oh, a volte che fai fatica a trovare il battito bello. Bello, morbido. Sì, è finlandese. Però fai una fatica del diavolo. Poi, Dio, va bene tutto. Tanto, ma c'è su una mosca con le tue code? Ne usa tantissime, sì. Oh, aggiunge tanto le sue code. Aggiunge tanto le sue code. E se tu fai la ricerca Wiggle Tail, vedi che quanti te ne vengono fuori. Cazzo, amici in comune c'è il Dini, il Sergio, il Cristian e poi tanto per fuori? Dire a caso di notte Popovic, di notte non dormo mai da Popovic, perché Popovic le prime che hai fatto con le prime le ho fatte con l'Alcantara. Avevo delle avanzi a casa di mia mamma e le ho fatte così. Vedi quella rovina fatta, l'hai già. Non è una mosca, ho 5 minuti per costruire, mi metto lì e faccio una mosca e poi vado via. La mosca da tempo ho guardato, andiamo a 40 minuti. E che lui le fa, si è messo 40 minuti lui. No, che c'è già quattro di pronti materiali. Sì, esatto, più così che c'è già pronto tutti i materiali. No, io faccio quelle mosche qua, è pigro, cioè, o se ci vai dietro di filo. Allora, adesso io questa qua la faccio al posto, così ne avete due diverse. Allora, al posto che col cervo ti metto il Crafur come se fosse questo, così ne avete due, ok? Ok. Bravi, per fare c'è una scatola, è vero? Per fare c'è una scatola. Sì, la possono anche mostrare che ti dura, non è insomma, non è che vai per altre lati, la abiti via. No, beh, diciamo, se peschi dalla barca magari un po' non ne perdi, se peschi da riva sei un po' sfigato. No, se la perdi perché la lasci giù, sì. Non è che prendi due pesci. No, no. Che dopo magari le vuoi avere di colori diversi. Sì, poi un po' di... c'è. Quello lì non è che magari perdono, non la perdi neanche, però magari ne fai 10 diversi. Ma la barca, cioè devi essere proprio, devi lasciarla in un posto sicuro per perdere. Dopo non all'inizio capisci più. La barca devi piantarla giù profondo, poi dici, la devi piantarla là. Cioè la devo pescare lì io dalla barca, cioè, al massimo vai lì, tira, sai. Almeno non lo prende il rago, tu ci fai. Ah, dici, se una roba del genere, giù a morto. Prendi sulle bombole e vai a prendere. Tanto pure in barca c'è i miei amici a spinni che sbagliano l'anzaglia a casa. Cioè, 30 euro.
Qui è andare a Marta Vignaz, bisogna averla dietro una scatolina di questa. Guarda, Marta Vignaz, se tu fai delle soft candy con dietro la Wiggle, io le usavo a Cape Cod, mi fa un culo come una capanna. Le usate anche in Maine, certo. Che cosa deve? Se tu fai delle surf candy con dietro la codina, le blu, la più piccola? No, la S. Questa S. Sì, la S. Come quella lì da trotta di sì. La S. Poi dipende cosa mangia, perché delle volte abbiamo preso anche con quelle più lunghe, anche con la XL, dipende se mangiano le Sand Hill lunghe o no. Ma sono state un paio di volte. Io sono stato a Cape Cod nel Maine, l'ho usato così. Paolo, sulle keppie le hai provate? Sulle keppie, le keppie usi quelle piccole e prendi hai tutto. Hai visto la differenza? La differenza ce l'hai, proprio come ti dicevo, il vantaggio è che quando tu lanci dall'altra parte della corrente, il correntone che solitamente lanci, mendi e poi aspetti che scenda la coda e poi recuperi. Quando tu peschi con le codine con la XS, con le tre mosche, classico, lanci, fai il mending, già quando sta scendendo a coda butti, si viene a coda perché stai già prendendo, poi prendi anche quelle che solitamente gli altri non prendono, anche tu non prendi perché sta già pescando. Andare anche quest'anno a fare un io continuo col mio materiale che è sempre dato ottimo tradizionalista, capito? È giusto, tanto quando prenderà meno pesci si renderà conto che sarà obbligato a cambiare, no? Bravo. Cosa? Bravo. Hai detto la cosa giusta, quando loro con qualche cosa di nuovo ne prenderanno di più e allora sarà obbligato, comincerò a pensare, ma perché? È così che funziona. Sono io che anche gli. Sono io che non tengo in acqua la mosca per lo stesso tempo. Anche. Sto rallentando, anche. Come si può dire? Gli irriducibili, no? Alla fine si riducono, no? Perché. Guarda il Vittorino. Guarda che il Vittorino è giù a keppie come un dannato, era sempre là, eh. Già 70 e passa anni il Vittorino, eh? Avrà 10 anni di più di me. Il materiale delle code è sempre lo stesso anche sulle Dragon. Il materiale è sempre lo stesso. No, è sempre più grosso. Sono, cambia lo spessore. La gramatura. Ecco, la tecnica di legatura della codina, diciamo. Sì. Ecco, andiamo nei dettagli. Allora, guarda. Tu hai notato qualche. No, allora io ti dico, non gli sto a mettere la colla niente, faccio proprio. Perché un po' di materiale resiste, va bene, non crea problemi. No. Non ha bisogno di particolari. No, lego. Se torno un filo indietro, se l'ho messo un po' più lungo il. Se no. Quindi anche niente colla. Niente colla. Nodo. Dopo tanto c'ha il rampino, non è che scivola giù. Sì, sì, ma non. No, ma cioè alcuni materiali, per esempio, potrebbero rompersi. Invece lì c'ha dentro anche una stoffa resistente all'interno. Ma non c'è problema. Non gli metti neanche la. Non gli metto neanche la colla. Ma basta. Chiudo e vado. Basta. Due o tre nodini fatti bene, sì, basta. Ed era nylon. Ma il ciuffo sì. Che fa in fondo sopra il gancio proprio per tenere la coda. Per tenerla un pochettino, sì. Che non torni indietro. Sì. E questo è con la testa fatta in crafur al posto che in cervo.